la bolletta dell'acqua, il tasso della carta di credito, la corrente, internet, il magazzino, il... Tutto insieme, è pazzesco. Sembra che abbiano deciso di spremermi. Non riesco a pagare il mutuo con tutte queste spese. Ehi, ho ascoltato una conversazione. A una donna sono aumentate le spese fisse, tutte insieme. Che sta succedendo? Cerco la centralina del CTOS più vicina. Vediamo che informazioni hanno su di lei e sui suoi vicini. Fammi sapere. Che strano. Non possiamo entrare. Segna, andrò a dare un'occhiata. Cioè, ci vai fisicamente? E dai. Qui c'è una comunicazione scritta. È degli operai della centralina del CTOS. Tenere un basso profilo suona molto sospetto. Hai scoperto qualcosa, Marcus. Vai avanti, trovane un'altra. Ok, sono dentro. Trovato qualcosa? Sempre quei due, che combinano? Già, in che senso arrendersi? Risali al lab per scoprirlo. E ora ho una mail dalla centrale. Che significano i numeri? Ah, boh. Sembra che controlli i consumi delle case di quel quartiere. Assegna un coefficiente per selezionarli. Consumi di cosa? Trova l'hub e vediamo che cosa stanno facendo.
guardate. Questi stanno alzando tutte le bollette. A tutto quanto il quartiere. È il CTOS, pezzi di merda. Vogliono fregare l'ufficio urbanistica. Costringono la gente ad andarsene per gentrificare il posto. Dobbiamo fermarli. Devi. Lo so, cercare l'hub. Ci sono. Questo è il lab. Qui monitorano tutti i consumi. Josh, riesce a vedere come è impostato? Sì. Tutti i consumi vengono moltiplicati per un fattore superiore a 1. È la percentuale dell'aumento dei costi. Lo cancello. Meglio ancora, impostalo a meno 1. La signora del telefono e i suoi vicini avranno uno sconto. Giusto. Ragazzi, qualcuno sta cercando i membri del DedSec. Cosa? Dove? Ho trovato un telefono pubblico con attaccato dell'hardware. Ha iniziato a squillare e dall'altra parte c'era un messaggio registrato. Ha detto qualche nome, Stanley L. qualcosa, Slick Streak, Nabil Azari. Ah, quasi. Sì, conosco Slick. Cazzo, fanno sul serio. Dobbiamo fermarli, è in fretta. Avete qualche idea? Portiamo via l'hardware? No, per ora lasciamolo lì. Posso creare un attacco Man in the Middle per scoprire che c'è all'altro capo. Ma più fonti infettiamo, meglio è. Ok, allora io cerco altri telefoni hackerati.
altro. Una novità, Josh. Ho infettato un po' di telefoni. Sì, ricevo qualcosa. Le chiamate sono dirottate da un terminale personale. Per ora si direbbe un'operazione su piccola scala. Non importa quanto è piccola. Potrebbe fare molti danni. Dobbiamo fermarla. Marcus, ti ho inviato le coordinate. Grazie, vado a vedere. Ho trovato l'hardware colpevole. Voglio spegnerlo, ma anche seguire le trasmissioni fino all'origine e scoprire chi è il responsabile. Più a lungo quel coso resta attivo, più è pericoloso per noi. C'è una cosa che non mi quadra. Perché i telefoni pubblici? Perché non pubblicare i nomi in rete? È tutto un gioco. Qualcuno si sta divertendo a trollarci. Chi? Un gruppo rivale? È quello che penso anch'io. Voglio vederci chiaro. Ne vale la pena. Sì, sono d'accordo.
posto è questo. Ora scopriamo chi è che ci rompe il cazzo. E facciamogliela pagare. Avevi ragione, il premate. Stronzi. I telefoni erano solo un test. Vogliono hackerare una radio locale per mandare in onda i nostri nomi. Cioè, volevano. Oh, dimmi come gli farai tanto male. Ho cancellato i nomi del DedSec dal loro sistema. Era una lista bella lunga. Certi li hanno tirati a indovinare, ma altri erano quelli giusti. Sono entrato nell'account del tizio e ho preso un po' di nomi del premate. E vuoi assicurarti che la radio funzioni, giusto? Sì, ma cambiando la playlist. So qual è il posto. Però devo trovare il modo di intromettermi come loro. Ok, devo solo trovare il modo di entrare. A tutte le unità, 1029, abbiamo informazioni sul noto criminale. Vi passo le coordinate del CTOS. Anzi, stanno per farlo da solo e su vasta scala. Bene, almeno così imparano a fare i giochetti con noi. Marcus, c'era anche il mio vero nome? Sì, caro Reginald. Brent è un Reggi. Marcus ti prende per il culo. Oppure no? Mi fido più di un Marcus che di un Reginald. Ah, scusa, Reggi. Siete due stronzi.